A seguito della richiesta di Jaxi J, spero che si pronunci così il nome, oggi voglio mostrarvi come poter modificare la barra del volume standard di Windows 11, o meglio come riposizionarla, ma soprattutto una cosa che veramente mi manca da Windows 10, il poter mostrare i brani che uno ascolta con Spotify ad esempio. Non so se la soluzione che mostrerò in questo video sia esattamente quello che voleva Jaxi J, perché non si ripristina lo stile di Windows 10, ma ci dà solo la possibilità di riposizionare e anche migliorare e implementare alcune funzioni che andiamo subito a vedere adesso. La prima cosa che bisogna fare è andare a scaricare Modern Flyouts, questo è il nome del programma, e attenzione perché c'è un Modern Flyouts in Windows Store, ma purtroppo non è compatibile con Windows 11, o meglio, dovrebbe essere compatibile, ma con gli aggiornamenti non ha più funzionato correttamente. Così non precipitatevi ad andare sul Microsoft Store perché rimarrete delusi. Invece bisognerà andare sul sito di GitHub dove potremo scaricare una versione beta. Vi lascio il link diretto alla sezione dei rilasci, releases all'interno di GitHub, così non dovete andare a fare troppi giri. E in questa pagina quello che troverete è l'ultima versione, attualmente è la versione 10.0 beta.4. Allora quello che dovremo fare è scendere e aprire questa tendina Assets. Vedrete che ci sono quattro opzioni da scaricare. Dovremo scaricare le prime due, che sono Modern Flyout Package.char e poi MSIX Bundle. Dovremo scaricare questi due file perché l'MSIX Bundle è il file di installazione, mentre il file.char è il certificato che dovremo installare all'interno di Windows per poter permettere al programma di essere installato, altrimenti ci viene bloccato. Quindi cliccate su tutte e due, così che parta il download di entrambi i file. E mentre scarica il pacchetto un po' più pesante, se avete una connessione un pochettino lenta, possiamo portarci avanti con il certificato. Infatti, quello che dovremo fare è aprirlo, clicchiamo su Apri, e ora vedrete che compare la finestra del certificato per poterlo installare. Un piccolo problema ho riscontrato, che purtroppo il certificato non è più valido da qualche giorno. Siccome questo video l'ho fatto dopo il 22 agosto 2024, questo certificato risulta scaduto. Quindi potrebbe darvi un errore. Noi comunque procediamo a installare il certificato e dopo vedremo come risolvere il problema. Quindi per installare basterà cliccare su Installa certificato, selezionate Computer locale, cliccate su Avanti, consentite le modifiche cliccando su Sì, selezionate Colloca tutti i certificati nel seguente archivio, Sfoglia, selezionate Autorità di certificazione radice attendibile, cliccate su Ok. Cliccate su Avanti e poi Fine. Vi dirà che l'importazione è stata completata, quindi potete cliccare su Ok, cliccate su Ok anche su questa finestra e nel mentre dovrebbe aver finito di scaricare anche il pacchetto di installazione. Quindi adesso apro la mia cartella di download, potrete riconoscere i file in base al tipo oppure in base anche all'icona, altrimenti potete in Visualizza, Mostra, Estensioni, Nomi File, mostrate anche le estensioni e dovrete cliccare due volte su MSIX Bundle. Come vedete però non è selezionabile install perché dice che il certificato non può essere verificato, però noi l'abbiamo installato, il problema è che appunto è scaduto. Quindi la cosa semplicissima per procedere con l'installazione è semplicemente modificare la data del computer. Quindi in basso a destra, cliccando con il destro sull'ora e la data, clicchiamo su Modifica data e ora, disattiviamo Imposta l'ora automaticamente e sotto apparirà quest'altra opzione di modificare la data e l'ora manualmente. A questo punto ci basterà cliccare sull'anno, lo spostiamo nel 2023, 30 agosto 2023, clicchiamo Modifica e ora vedrete che risulterà che è mercoledì 30 agosto 2023. A questo punto possiamo riavviare l'installazione cliccando due volte ed ecco che adesso potremo installare il programma. Con questa spunta potrete selezionare se avviare il programma subito oppure no. Quindi noi lo lasciamo avviare quando finisce e clicchiamo su Install. Finita l'installazione possiamo chiudere la finestra e dopo qualche istante, se andiamo in basso a destra nella freccettina per mostrare le icone nascoste, vedremo che c'è questa nuova icona Modern Flyouts. Cliccando con il destro su Impostazioni apriamo il pannello di impostazioni. Una volta finita l'installazione, vi consiglio di rimettere l'orario e la data al loro posto perché altrimenti potreste avere problemi con altre impostazioni, altre funzioni di Windows. Quindi, una volta fatto, vi basterà tornare in basso a destra, modifica data e ora nuovamente e riattivate Imposta l'ora automaticamente. Già adesso potremo vedere che modificando il volume, ecco che ci appare
in alto a sinistra il nuovo slider del volume. Allora vediamo un po' le impostazioni. La prima opzione generale per eseguirlo all'avvio e cambiare la lingua, e poi c'è anche l'impostazione di utilizzare l'impostazione di Windows predefinita per il riquadro a comparsa, oppure se vogliamo utilizzare appunto Modern Flyout, oppure semplicemente nessuno per rimuovere tutto quanto. Noi lasciamo Modern Flyout e passiamo alla personalizzazione. Quindi possiamo scegliere lo stile del riquadro, quindi chiaro scuro, se vedete selezionando scuro diventa scuro chiaro, oppure predefinito del sistema in base a Windows che cosa sta utilizzando. Stessa cosa il tema dell'applicazione, che sarebbe questo pannello. Possiamo scegliere scuro, chiaro, predefinito, e poi c'è la visibilità top bar, che è la barra in alto allo slider, questa qua. Come vedete ci sono alcune opzioni, potrete scegliere se mostrarla sempre, se nasconderla automaticamente, oppure con compresso. Vedrete che toglie anche la lineetta di riferimento. Potrete scegliere anche l'opacità di sfondo, se lo volete più trasparente o meno trasparente. Non è il massimo, come vi dicevo, è sempre una beta, quindi potreste trovare magari qualcosa che non funziona al meglio. Io lo lascio comunque al 100%. Si può scegliere se mostrare l'icona nella barra delle applicazioni, quindi proprio questa qua che abbiamo visto poco fa. Potete scegliere se utilizzare l'icona colorata oppure no. Potete scegliere se attivare o disattivare anche l'animazione, le varie animazioni quando compare la finestrella, e poi potete scegliere anche il timeout del riquadro a comparsa, quindi dopo quanti millisecondi volete che scompaia da solo. Quindi andando in forma vedremo che possiamo scegliere dove posizionarlo. Adesso l'ho un attimo toccato e spostato, però in automatico potremmo scegliere se metterlo in alto a sinistra piuttosto che in alto a destra, oppure anche in basso a destra o in basso a sinistra, o addirittura in basso al centro e in alto al centro. Volete proprio che sia in mezzo allo schermo, cliccate in mezzo ed ecco che sarà qua al centro. Potrete scegliere sia tramite queste iconcine sia tramite proprio il nome qui a destra. Come vi dicevo, una delle ragioni principali per la quale consiglierei questa applicazione è la possibilità di avere i banner di Spotify quando si cambia brano, oppure semplicemente se si vuol vedere qual è il brano in riproduzione, cambiando il volume appare subito il pannellino. Allora, avviando Spotify, vedremo che ecco che compare il nostro bel pannello, molto carino anche, e le ultime impostazioni di forma sono proprio riguardanti questo. Il Flyout Expand Direction non ho onestamente capito bene a cosa serva, non ho visto nessun cambiamento con questa impostazione, però il Flyout Content Stacking Direction cambia proprio l'ordine di queste finestre. Infatti se mettiamo decrescente vedete che adesso Spotify è andato sopra il pannello della riproduzione multimediale e sopra il volume, ed è ottimo nel caso a voi piaccia semplicemente quello standard di Windows, ma volete che compaia proprio questo pannellino oltre solo alla barra del volume. Se ad esempio noi procediamo con un brano successivo, vedete che compare ancora il pannello. Vi ricordo che potete anche riposizionarlo se adesso è troppo in basso, perché io ho la barra delle applicazioni che si nasconde in automatico, possiamo prendere e trascinarlo senza problemi. Non solo Modern Flyout ci permette di vedere la barra del volume con Spotify, ma ci permette anche di vedere altre impostazioni, come ad esempio la luminosità, stessa cosa per la modalità aereo, così come anche i tasti block, quindi ad esempio questo qua, block num piuttosto che block mayusk, modalità sovrascrittura che sarebbe ins, e il blocco scorrimento che è block score, anche questo funziona così. Purtroppo non è molto più personalizzabile di questo, ma spero di essere stato di aiuto per qualcuno, per chi fosse interessato appunto a modificare o anche solo a ripristinare il vecchio pannello per le riproduzioni multimediali, che va bene Spotify ma anche se state riproducendo dei video su Chrome, YouTube, insomma quello che compare normalmente nel pannello qui in basso a destra. Questo invece di farlo comparire lì lo fate comparire qua. Scrivete nei commenti se avete altri suggerimenti, richieste, o anche se conoscete altri programmi che possono fare quello che io cerco di mostrarvi e spiegarvi, ma in modo magari migliore. Se vi è stato utile il video, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!